focus, oggi al centro i Vigili del Fuoco, il loro grande lavoro al servizio della sicurezza e della salute dei cittadini negli incendi, le alluvioni, i terremoti, tutte le calamità, ma i loro grandi rischi, anche i loro grandi rischi di contrarre innanzitutto il cancro e poi le malattie cardiocircolatorie. Consolino, lei denuncia i rischi derivanti dalle nanoparticelle che si infiltrano nel vostro organismo non solo attraverso le maschere, ma soprattutto, e questo viene sottovalutato e viene sottostimato, attraverso la pelle, gli occhi, l'apparato gastrointestinale. Sotto accusa pare che sia il vostro equipaggiamento, considerato vecchio, obsoleto, insomma superato, ed insufficiente a preservarvi dall'inquinamento tossico. È così? Sì, in effetti è così. Noi Vigili del Fuoco, un dato, soltanto nel 2017 abbiamo affrontato 1 milione di interventi e circa il 30% erano combustioni. E queste combustioni, insieme anche alla quantità di amianto nel nostro paese che ancora deve essere bonificato, parliamo di 40 milioni di tonnellate, insieme al biologico, insieme ai cambiamenti climatici, insieme alle alluvioni, grava sui Vigili del Fuoco, e noi affrontiamo tutto questo con un unico e solo dispositivo di protezione individuale che deve sobbarcarsi di tutto questo lavoro. Sì. Per noi il DP è il primo e vero Vigile del Fuoco per i Vigili del Fuoco. Questo dispositivo di protezione individuale, noi abbiamo problemi soprattutto verso le combustioni, gli incendi. Sì. Questi incendi producono delle nanoparticelle che fino a poco tempo fa noi conoscevamo le macroparticelle, ma la scienza ci ha insegnato che queste nanoparticelle prodotte dalle combustioni, che sono dell'ordine del miliardesimo di metro, sono così piccole da poter entrare nell'organismo umano fino agli alveoli polmonari e dirigersi verso il sangue e tutti gli organi del corpo. Ecco perché noi denunciamo questo. E i nostri dispositivi di protezione individuale hanno, e questo lo dice la scienza, lo dicono molte ricerche, hanno dei problemi. Innanzitutto, se noi affrontiamo con il nostro DP uno scenario emergenziale dove sono state rilasciate sostanze tossiche e il DP non viene decontaminato, rilascia nelle giornate successive il 40%. Sì. Dei contaminanti che ha assorbito. Sì. Questo è un dato, questo. Sì. È un fatto. Sì. E soprattutto è la scienza che ci dice che seppur indossassimo il DP in modo corretto con l'autorespiratore, c'è comunque un passaggio di queste. Sì. Nanoparticelle, e questa è la dimostrazione, è il nostro sottocasco. Mm. Il nostro sottocasco che protegge le parti più vulnerabili del corpo, quelle che assorbono di più. Sì. Il collo, la mandibola, il cuoio capelluto, il nostro sottocasco, un DP di seconda categoria, attenzione, se noi lo togliamo dopo un incendio, vediamo, ecco, con un semplice fazzolettino. Sì. Imbevuto, ci accorgiamo che abbiamo ancora sulla pelle. Sì. Residui. Sì. Della combustione. Sì. Questo, ecco, è un dato, questo è un fatto. Sì. Infatti noi nel documentarci abbiamo rilevato che in Australia, negli Stati Uniti e in Israele, dove sono molto più avanti di noi su questi temi, è da anni che le università, gli scienziati alzano allarmi contro queste nanoparticelle. Ecco qui, vedete la notizia pubblicata da PubMed, che è sul Journal of Nanoparticle Research. Allarmi contro queste piccole particelle che sono ultrafini, che associate al particolato sono in grado di eludere gli attuali dispositivi, come diceva lei poco fa, di protezione, che proteggono da particelle più grandi. Attraverso quali vie aggrediscono i vostri organismi? Cos'è che non va nelle vostre dotazioni, Cozzolino? Ed a rischiare poi non sareste soltanto voi, ma tutti quelli che poi vi sono in contatto con voi, che vi avvicinano, le vostre famiglie, i parenti, gli amici, è così? Diciamo che più che cose che non va, è che la scienza, è che i prodotti chimici, è che la tecnologia aumenta, e quindi i prodotti di una combustione sono sempre più complessi, sostanze che la chimica neanche riesce a definire vengono a contatto con i Vigili del Fuoco. Le vie d'ingresso sono l'inalazione, ovviamente, se non usiamo l'autorespiratore, sono l'assorbimento cutaneo, e qua abbiamo delle ricerche. Sì. Scientifiche. Sì, importanti. Sì. Ma anche l'ingestione. Però
se noi non effettuiamo una svestizione dopo l'incendio corretta, rischiamo di portarci queste nano e microparticelle fin dentro le nostre caserme, fin dentro le nostre sedi di servizio. E poi anche la decontaminazione. E questa è una rivendicazione che facciamo come funzione pubblica CGIL dei Vigili del Fuoco da sempre. Per noi l'intervento di soccorso dovrà terminare quando avremo decontaminato e igienizzato ogni singola attrezzatura, automezzo, DP e personale utilizzato durante le operazioni di spegnimento. Questo è importantissimo, per non rischiare di contaminare tutto, per non rischiare di essere dei vettori di nanoparticelle. Questo è fondamentale per noi, per le nostre famiglie e per i cittadini. Ecco, incendi cittadini, Cozzolino, incendi dei boschi, non so, le alluvioni, i terremoti, quali sono le calamità su cui intervenite, da cui sapete che vi dovete maggiormente guardare? Quali sono quelle che temete di più, insomma? Allora, noi non temiamo, noi rispettiamo il pericolo, lo rispettiamo tanto. E ha fatto tre esempi importanti, le alluvioni. Posso dirle che oggi, quando affrontiamo le alluvioni, quello che ci può preoccupare è la distanza. Se abbiamo un problema in Lombardia, esempio, e partono i vigili del fuoco dalla Campania per aiutare, perché il personale non riesce a reggere quell'alluvione, noi facciamo migliaia di chilometri dopo aver affrontato già un turno di lavoro. Quindi arriviamo sul posto e già siamo stanchi del viaggio. Questo è importante, carenza di personale. Ha parlato di terremoti, noi deve sapere che noi affrontiamo i Cozzolino, terremoti. scusi, la interrompo per dirle, raccomandarle di non muovere il tavolo perché balla la telecamera e lei salta su e giù. Quindi diceva i terremoti, le Il terremoto, noi affrontiamo i terremoti a mani nude, alluvioni? Sì. noi affrontiamo i terremoti senza l'equipaggiamento completo, senza l'autorespiratore, perché è impossibile soccorrere un cittadino tra le macerie con tutto l'equipaggiamento. Noi lo diciamo sempre, o noi o i cittadini, questa è la scelta che facciamo. E noi lo sappiamo bene, attenzione a cosa andiamo incontro, sappiamo tutti i nostri pericoli perché noi siamo dei professionisti e siamo preparati per questo. Quello che non sapevamo è che saremmo rimasti soli a lottare contro terribili patologie. Le faccio un esempio, il cancro, ma anche le malattie cardiovascolari, la SLA, malattie neurodegenerative, ma il cancro, che è la nostra epidemia. Lei lo sa quanti vigili del fuoco oggi hanno il cancro in Italia? Non Non si sa, è vero? si sa. Noi Non non abbiamo. c'è un monitoraggio ufficiale, che diciamo, è questo che bisogna fare. Assolutamente, e questo è grave. Noi non abbiamo dati, statistiche, numeri. La prevenzione inizia proprio da questo, dai dati, dai numeri, dalle statistiche, ma anche per i pensionati. Noi non conosciamo lo stato di salute dei nostri pensionati, non conosciamo nulla di loro. Ecco perché come funzione pubblica CGIL rivendichiamo l'INAIL, le modalità come quelle Non dell'INAIL, siete perché il cancro. assicurati contro i rischi, diciamo, da incidenti con l'INAIL, è vero? Abbiamo una sorta di assicurazione, ma non è Sì. l'INAIL. Noi anticipiamo di spesa nostra i soldi se ci infortuniamo. Ah, Insomma, c'è quindi un discorso. avete una polizza personale, privata, insomma. Esatto, ma questa polizza non ci permette indagini epidemiologiche, non ci permette di Sì. avere numeri, non ci permette di avere dati. Un supporto statistico e tecnico-scientifico che l'INAIL o modalità come quelle dell'INAIL ci possono, dare. Far ottenere, e questo è importante per capire se effettivamente noi abbiamo questo problema cancro, e ce l'abbiamo, noi ce l'abbiamo. Io come rappresentante dei lavoratori quotidianamente mi trovo ad avere a che fare, a sentire i problemi dei lavoratori che hanno il cancro, e questo non è giusto, non è Sì. assolutamente giusto. Cozzolino, lei è stato, non si è limitato solo a fare queste interviste o parlare con la gente o diciamo nei convegni. Lei è stato alla Camera, a Montecitorio, e poi è stato ricevuto persino, e qui dobbiamo vedere delle immagini, al Parlamento europeo. Ecco qui il momento in cui le si dà la parola. Ecco, lei che cosa ha detto ai deputati italiani e a quelli europei? Quali reazioni ha riscontrato? Quali risposte ora si aspetta? Insomma, dove, in cosa e perché è urgente intervenire? Io al Parlamento europeo ho fatto un semplice esempio.
Ho detto, quando i vigili del fuoco affrontano un incendio auto, un incendio semplice, veloce, breve, noi, se dopo aver effettuato l'incendio, prendiamo il DP, il dispositivo di protezione individuale, lo ripieghiamo e lo mettiamo in borsa, nell'attesa di un altro intervento, rischiamo di contaminare noi, le sedi di servizio e anche chi andiamo a soccorrere dopo. Ho fatto un semplice esempio. Io ho detto che io come vigile del fuoco ho come equipaggiamento un solo elmo, un solo casco e due giaccone antifiamma. È poco. Abbiamo chiesto questo all'Europa, di avere più DP, più risorse, di avere delle procedure di decontaminazione per quanto riguarda l'amianto e soprattutto di avere riconoscimenti automatici delle patologie. È la scienza che lo sta dicendo, non sono io, non è la nostra organizzazione sindacale, non sono i vigili del fuoco, è la scienza che sta Sì. dicendo Ecco, questo. Consolino, lei diciamo, qui occorre ovviamente una legge nazionale che riordini ecco, delle norme che rinormino, regolini di nuovo gli equipaggiamenti, diciamo, le procedure. Ecco. Però a monte lei ha intuito che occorre una direttiva europea. Ecco, gli eurodeputati che cosa le hanno detto? Cioè, come le hanno risposto? Lei si aspetta qualcosa dal Parlamento europeo, dall'Europa? Sì, mi aspetto tanto, non anticipo nulla, ma c'è in ballo un importante, ci sono in ballo delle importanti cose, insomma, nel mese di ottobre. Noi con l'EPSU, con l'organizzazione sindacale EPSU, insomma, che ha portato avanti, che ha riunito i vigili del fuoco europei, abbiamo fatto importanti rivendicazioni. Mi aspetto tanto, mi aspetto tanto. Loro hanno condiviso, si sono meravigliati di tutto quello che abbiamo detto e adesso, dopo la meraviglia, dopo il loro stupore, vogliamo vedere i fatti, vogliamo vedere cose concrete, vogliamo direttive che normino, direttive europee, perché comunque le combustioni, dottore, sono uguali dappertutto. Non esistono vigili del fuoco italiani, spagnoli, francesi, inglesi, esistono i vigili del fuoco e va fatta una direttiva europea e noi su questo ci mobiliteremo. Se non verrà fatta, noi Vigili del Fuoco ci mobiliteremo in una grande rivendicazione unitaria ed europea. Consolino, voi Vigili del Fuoco, io saluto tutti quelli che ci stanno, i vigili, i caschi rossi che ci stanno ascoltando e noi vi ammiriamo. Ecco, però ecco, siete generosissimi, siete veramente degli eroi, però siete anche schivi, non amate le luci delle telecamere, i microfoni, insomma, avete tutto dentro. Che cos'è che avete dentro? Che cos'è un virus? Perché poi è qualcosa che è comune a tutti i Vigili del Fuoco del mondo. C'è un animus, diciamo, qualcosa dentro di voi che vi spinge a evitare le enfatizzazioni che oggi sono così ricercate, le vetrine, e volete soltanto cogliere gli obiettivi, salvare la gente dalle macerie, salvarli con i vostri gommoni, con i vostri mezzi anfibi. Ecco, c'è qualcosa dentro di voi che è comune in tutto il mondo dai Vigili del Fuoco? Sì, c'è un virus, io lo chiamerei passione, dedizione, amore verso gli altri. Quando si salva, quando si estrae dalle macerie un bambino, poi ti viene la voglia e la forza, è veramente il desiderio di riandare a lavorare. Io ci tengo a dire che noi non siamo eroi, noi siamo dei dipendenti pubblici che abbiamo a cuore la vita dei cittadini e faremo di tutto e facciamo di tutto. Bene, Consolino, complimenti, complimenti a lei, a tutti i Vigili del Fuoco, speriamo di avere notizie presto, notizie di qualcosa che si muove, insomma, ecco, a livello legislativo.